Le soluzioni infusionali per irrigazione e per uso veterinario e i dispositivi medici dei laboratori SALF sono la scelta dei maggiori ospedali italiani, oltre a essere presenti in centri di eccellenza in Canada, Australia, Medio Oriente e Scandinavia. Da sempre a servizio della salute delle persone, SALF nasce a Bergamo dalla passione di professori dell'Istituto Tecnico Industriale Paleocapa, che nel 1921 fondano la Società Anonima Laboratorio Farmacologico insieme ai medici degli ospedali riuniti, tra i primi a studiare le proprietà curative delle soluzioni iniettabili. Nel 1968 SALF si sposta a Cenate, a pochi chilometri da Bergamo, sui terreni di proprietà di Giuseppe Martinelli, diventato nel frattempo titolare unico di SALF. Negli anni 70 le redini dell'azienda passano al genero Giorgio Angeletti, che intuisce il potenziale delle prime flebo in arrivo dagli USA e decide di investire in questa direzione. Una scelta vincente. Oggi SALF produce ogni anno 45 milioni di soluzioni iniettabili in fiale di vetro, 14 milioni di soluzioni infusionali per ipodermo fleboclisi in flaconi di vetro e polipropilene e 4 milioni di soluzioni infusionali e per irrigazione in sacche di PVC e PVC free e dispositivi medici. Tra questi anche una gamma di soluzioni per la conservazione degli organi per il trapianto, cruciale nella delicata fase di passaggio dal donatore al malato. Un prodotto di alta specializzazione richiesto in tutto il mondo, per cui SALF investe costantemente in competenze e sviluppo. Farmaci ad uso veterinario, produzioni speciali non in listino, su ordinazione o conto terzi, completano l'offerta dell'azienda, che garantisce consegne entro 5 giorni dal ricevimento ordine e offre un servizio urgenze con spedizioni in 24-48 ore. Un fatturato in crescita costante, passato dai 15 milioni del 2010 ai 24 del 2017 e un export in continuo aumento, oggi pari al 35% dell'intera produzione, confermano il trend positivo di SALF, che investe sia in competenze, su un organico di 170 dipendenti, il 45% è laureato o diplomato, sia in strutture, per cui è previsto un ulteriore ampliamento di 3.000 metri quadri, destinato a produzione e magazzini, in aggiunta agli attuali 14.000. Tre pozzi interni forniscono la materia prima delle soluzioni SALF, l'acqua, che sarà poi distillata e mixata con principi attivi in totale sicurezza. Altissimi gli standard di controllo qualità, in conformità con le GMP, le linee guida del Ministero della Sanità, che insieme all'Agenzia del Farmaco e all'Istituto Superiore di Sanità effettua regolari e approfondite ispezioni su tutte le fasi del ciclo produttivo. A questi controlli si aggiungono gli audit di clienti e aziende e le ispezioni di autorità sanitarie straniere dei paesi in cui SALF esporta. Da sempre al servizio delle persone, SALF è consapevole che la loro salute passa anche da quella dell'ambiente. Fotovoltaico, recupero dell'energia termica utilizzata per la sterilizzazione e riduzione dello spreco dell'acqua sono i pilastri dell'impegno dell'azienda per la sostenibilità.